Parte da Carrara, dal liceo Marconi, la campagna di prevenzione dell'azzardopatia che sta interessando 11 ospedali dell'area toscana nord-ovest e che entra adesso in tantissime scuole per parlare ai giovani con un percorso ludo-educativo che mira a contrastare le azzardopatie, coinvolgendo tutti i gradi dell'istruzione, dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa rientra nel progetto Slow Life, Slow Games, gioca al ritmo giusto, sviluppato dall'azienda US Toscana Nord-Ovest in collaborazione con Lucca Crea, grazie ad un finanziamento del Ministero della Sanità. Una mattinata che si è divisa in due fasi, con la rappresentazione teatrale messa in scena dalla compagnia Igramul sulle tematiche del gioco d'azzardo e il successivo dibattito con il dottor Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell'area dipendenze dell'azienda sanitaria. E abbiamo cercato poi alla fine anche di far passare alcuni messaggi ai ragazzi, il principale è che nel gioco d'azzardo non conta l'abilità del giocatore, non tutti la pensavano così. Un ragazzo mi ha detto che nel gioco d'azzardo il 63% è abilità del giocatore. E l'altro concetto è che nel gioco più giochi più perdi, e abbiamo visto che un ragazzo che all'inizio diciamo era abbastanza favorevole al gioco, poi a un certo punto però ha detto no, forse è meglio non giocare. Ecco, basterebbe che arrivassero questi due messaggi che ho detto: nel gioco d'azzardo non conta l'abilità del giocatore, nel gioco d'azzardo è quel gioco in cui c'è una regola matematica sola, più giochi più perdi.